Vedete, nella storia dei santi avviene esattamente questo. Perché noi amiamo Padre Pio? Perché Padre Pio si è fatto bambino, Padre Pio si è fatto mamma, Padre Pio si è fatto papà. Perché lui lo è riconosciuto da noi come un grande intercessore? Perché lui fa sua la nostra preghiera, le nostre esigenze, le nostre tristezze come le nostre gioie. Ecco perché lo sentiamo vicino, un fratello. Ecco perché qui, ecco perché sentiamo forte la sua presenza nella nostra vita. Ma questa non deve essere semplicemente, come dire, una visione esclusiva di qualcuno. No, appartiene a tutti quanti noi. E quanto più anche la nostra preghiera è impregnata di tutto quello che significa entrare nella vita degli altri, tanto più questa preghiera, il Padre nostro, davvero ci fa sacerdoti. La nostra presenza all'Eucaristia arricchente. In questi giorni tanti giovani stanno facendo l'esame di maturità, un esame che passerà alla storia. E vedete, stare qui in chiesa, pensare a loro, all'emozione che molti di noi hanno vissuto, entrare nel cuore di una mamma che sta per partorire, entrare nel cuore della tristezza di un papà che ha perso il lavoro, entrare nel cuore di un giovane africano che vuole attraversare un mare che può essere la sua morte, entrare in tutte queste paure, in tutte queste gioie, in tutte queste ansie e portarle a Cristo significa vivere la nostra dimensione sacerdotale, significa partecipare in modo autentico all'Eucaristia che stiamo celebrando. Mi auguro che Padre Pio in questo sia un grande fratello che ci accompagni e ci renda degni di questo grande compito.